3, 4. Ooh, ooh, but I said no. You're not the one for me. Popolo di No Problem Ippica, buonasera e benvenuti all'ennesima trasmissione dove il cavallo è l'assoluto protagonista. Mi piace tantissimo dire Popolo di No Problem Ippica perché siete veramente tanti e la testimonianza ce l'ho avuto proprio la scorsa settimana a Fiera Cavalli di Verona, dove in tanti mi avete dato dimostrazione che ci seguite non solo sul canale 220 di Sky ma anche sul web, sulla sezione proprio dedicata a No Problem Ippica su YouTube. Quindi grazie di cuore, sono 15 anni ormai che veniamo davanti ai schermi per proporvi il mondo del cavallo e anche questa sera abbiamo presentato e presenteremo anzi dei protagonisti importantissimi del nostro settore, pesanti direi, e fra poco scopriremo il perché. Il primo che vado a presentare non è proprio pesante, però ha una particolarità: è l'unico in Italia a avere due patenti d'allenatore. Già Pierone Dal Pane dall'altra parte ride, non è lui perché lui c'ha solo quella di trotto, ma è Glauco Cicognani. Ciao Glauco, come stai? Ciao Rolando, benissimo, tu? Ho detto bene, sono partito proprio a scheggia, a botta questa sera perché sono carico. Ah bene, bene, mi fa piacere. Vengo da Verona, da una fiera cavalli che è stata entusiasmante, quindi mi fa piacere stasera raccontare anche quello che è accaduto insieme a voi. Grazie di essere qui Glauco. Grazie. Sei l'unico in Italia a avere due patenti, no? Galoppo e trotto. Penso di sì. Penso di sì. Bene, grazie di essere qui con noi. Grazie. Accanto a lui, questo personaggio ha tre vesti nel mondo dell'ippica: una di proprietario, l'altra ce l'ha da grande osservatore, direi conoscitore e direi anche appassionato, nonché telespettatore e grande assiduo frequentatore della nostra trasmissione e del nostro canale Unilesat. E la terza di scommettitore. Direte chi è questo? C'ha tutte queste peculiarità per l'ippica, è Gianni Boffi. Ciao Gianni, come stai? Buonasera, benissimo, quindi una patente in più di quella di Glauco, che ce n'ha soltanto due. Soprannominato Zaccheo. Grazie di essere qui con noi. E qui veniamo al discorso di pesantezza degli ospiti che abbiamo, ma non tanto per la sua pesantezza, ma per la sua bravura da allenatore. Sorride sempre, è un piacere per averlo per la prima volta qui a No Problem Ippica. Voi direte come, ma non c'è mai venuto, è un tuo amico da tanti anni, però me l'è sempre sfuggito perché lui va per province, ed è Fabio Boccardelli. Ciao Fabio. Ciao Orlando, buonasera a tutti. Ho detto bene Fabio? Sì, sì. Sì, sì, sono sfuggito sempre, adesso anche con la collaborazione di Glauco sono qui venuto a trovarti. Sì, sì. Quindi tre ospiti veramente pesanti questa sera per una bella trasmissione. Dall'altra parte, ecco qui, inquadriamoli tutti e tre, Rade, che i nostri ospiti che abbiamo in studio, bellissimi come sempre. E Zaccheo, posso dire, il più elegante questa sera, bisogna sottolinearlo. Dall'altra parte, un sorridente, già l'ho presentato prima, Piero Dal Pane. Piero, ti sei divertito come ho presentato la trasmissione? Bravissimo. Grazie, buonasera. Buonasera e benvenuto. Bene, accanto a te un'altra persona, il Candreva Nazionale, è qui con noi proprio perché mi ha fatto un favore, lo devo ringraziare di cuore perché ha un suo amico che viene da Milano, che qui vede la trasmissione, Giovanni, lo salutiamo, grazie ancora a lui, lo deve portare in giro per Roma, però è qui per la trasmissione, che bene le gambe. Ciao Giusto, Gabriele. Sì, sì, è vero, ma è sempre un piacere, dai, essere con voi. E vai, e così si parte con una grande trasmissione, 492esima puntata, sommario. Cavalli 2016, nuovo record di visitatori, superata quota 160.000, trasport, turismo equestre e convegni, tutto con il cavallo assoluto protagonista. L'Ippica presenta Unica. Il tradizionale premio Due Torri all'Arcoveggio di Bologna, vinto dall'allieva di Lorenzo Baldi, Tamia Jet, al termine di corsa molto tattica. Giornata di chiusura a San Siro, impeccabile organizzazione Trenno, presente il sindaco di Milano Sala e tutti i vertici SNAI. Gran Corsa Siepi di Milano, clou dell'ostacolismo milanese, vinta dal cieco ex francese Anaking, per i colori del presidente del Jockey Club cieco Giri Charvat.
Duca di Mantova sigla per il secondo anno consecutivo il premio Roma Vecchia alle capannelle. Il 7 anni della Incolix domina la lista sui 2800 metri. Triplo botti nella lista per femmine di 3 anni ed oltre, il buon talenta. Reset in blu, colori FV, monta Fabio Branca, la vincitrice della corsa. Tutto pronto per la grande festa del Palio dei Comuni a Monte Giorgio, giunto alla sua 28esima edizione. Nel ricco convegno di domenica anche il Gran Premio San Paolo, gruppo 2 per i 4 anni. Avete sentito che trasmissione ricca di avvenimenti, ricca di temi. Avremo poi un collegamento in chiusura di trasmissione proprio con l'ippodromo di Monte Giorgio, in particolar modo con Salvatore Mattì, per farci raccontare l'atmosfera che si sta vivendo. Ieri sera c'è stata proprio la scena di gala del 28esimo Palio dei Comuni, ma prima partiamo con il nostro punto ippico, e questa sera lo voglio fare live con i nostri ospiti parlando di questa 118esima Fiera Cavalli di Verona, che ha dato veramente una risonanza enorme a livello anche internazionale, non solo per il record di 16% in più e oltre 160.000 spettatori, visitatori che sono intervenuti a Fiera Cavalli, ma poi anche perché c'era un bel padiglione del MIPAF, c'erano anche tanti ippici, perché c'era Enrico Bellei, c'era Alessandro Cucciadoro, Manuel Pistone, Gianluca Lami ha fatto conoscere la sua unica portando dei filmati, facendo un incontro a Cavallo Magazine, e c'erano tanti convegni che sono risultati interessanti, equitazione e salute, che Francesca Nucci ha coinvolto il Policlinico Gemelli con il CONI, la FISE e naturalmente anche il settore ippico. Quindi una fiera che è stata esaltante. E allora coinvolgerei i nostri ospiti, iniziando proprio da Glauco Cicognani. Glauco, queste sono dei palcoscenici importanti per il mondo del cavallo. Guarda che immagini, che splendore, quanta gente e poi quanti bambini. Io penso che i bambini siano quelli trainanti nel portare le persone negli ippodromi, nell'ippica in generale, perché il bambino trascina i genitori, che per il bambino farebbero qualsiasi cosa, e quindi credo che bisogna puntare molto sulla formazione giovanile, sia per l'ippica a livello trotto, galoppo e in generale. Qui vediamo proprio Jacques Avé, che è il direttore della nazionale Pony Games, che seleziona i ragazzi italiani, e ci sono due ragazzi che saluto e faccio il nome, sono i figli di Enrico Bellei, la femmina e il maschio, la femmina mi sfugge il nome, il maschio me lo ricordo, Manuel, che sono arrivati secondi agli europei, tutti e due, di Pony Games, ed Enrico ha portato i figli proprio sabato a vedere Fiera Cavalli e sono stati premiati poi a Fiera Cavalli, quindi anche il mondo dell'ippica è vicino all'equitazione. Fabio Boccardelli, tra parentesi, ha avuto cavalli da salto e conosce molto bene questo settore. Sì, è un settore che va benissimo, secondo me, è comunque tutta una questione di immagine, e l'ufficio marketing della Fiera Cavalli Verona fa un lavoro particolare e seleziona l'evento in tutte le sue sfaccettature, quindi il prodotto riesce. E i 160.000 spettatori che ha raccolto in questi 3 giorni sono l'esatto l'immagine di quello che potrebbe essere il cavallo in Italia, quello che non è in altri settori dove manca qualcosa. E qui l'incontro che abbiamo organizzato noi di Teleippica insieme al direttore Luigi Colombo con appunto Cavallo Magazine e la famiglia Lami, che ha fatto conoscere Unica, e c'è stata una bella intervista di Stefano Calzolari, anzi consiglio di seguire questo magazine, Cavallo Magazine appunto, e vedere il prossimo numero, e qui vedete la famiglia. E poi gli è stato donato da un artista bolognese proprio una scultura che l'ha fatta lì con una foto che gli era stata data da Cavallo Magazine. Eccola qui, una foto di una vittoria di questa splendida cavalla, una cavalla, e qui coinvolgo Zaccheo da appassionato, che fa rivivere un po' i fasti di Varenne. Che ne pensi, Zac? È una cavalla bellissima che ha avuto dei grandi successi, che ricorda, per quelli che hanno i capelli bianchi, un po' quello che era il portabandiera del trotto italiano, vale a dire Tornese, per i suoi colori chiaramente, questa saura con criniera e coda chiare,
È una cavalla di cui sicuramente l'Ippica si potrà e si dovrebbe giovare per avere dei risultati in approccio, in quanto in questo momento è la cavalla che rappresenta in tutto e per tutto il trotto italiano. È stata proprio presentata in questo padiglione del MIPAF, c'era degli schermi, guardate, questa è la finale del Salto in Libertà, guardate quanto pubblico, eccolo qua, Gianluca Lami intervistato da Massimo Benedetti, Luca Paparelli che facevano la conduzione per il canale Unione TV e anche, eccola qua la cavalla, guardate che splendida, con Giovanna Lami che sta guardando le immagini e tanta gente si è fermata a vedere incuriosita. E Piero, tu eri a casa, hai seguito la domenica, il sabato, la domenica, le interviste che ci sono state a Fiera Cavalli, ecco, che te ne è sembrato di questa iniziativa e di questa esperienza nuova per l'Ippica italiana che va a conoscere un po' questa Fiera Cavalli che un po' ha dimenticato l'Ippica? Ma per carità, un'esperienza sicuramente interessantissima. Io il concorso ippico ci andavo a Piazza di Siena col Cavaliere Ossani, è bellissimo che queste due cose si riuniscano, è sempre molto interessante. È giusto che Lami sia andato per far conoscere la sua cavalla alla Fiera di Verona, al grande pubblico. E come diceva giustamente Zaccheo, speriamo che sia una cavalla che riesca a riportare un po' di gente alle corse. Non trascurerei, hai detto una cosa giustissima, il fatto del... L'equitazione, c'è stata la Coppa del Mondo, lo Xio 5 Stelle, vinto da un egiziano, pensate, un ragazzo di 25 anni che sta in Belgio da 15 anni con un grande maestro ed è riuscito a vincere la Coppa del Mondo con grandi cavalieri, c'era il top dell'equitazione, è stata un'edizione straordinaria anche per l'equitazione oltre alla mostra del cavallo. Però io ritornerei sempre al discorso Ippica e poi mondo del cavallo unito, il Sella, il MIPAF ha fatto un grande impegno, Padiglione 2 quest'anno, tanta gente, vedete questo è il cavallo che ha vinto appunto il miglior cavallo per il Salto in Libertà, e vedete la premiazione è una cosa spettacolare. Bellissimo. E io chiedo proprio a Gabriele Candi che cosa ne pensa di questa iniziativa, lui che è un giovane che segue il mondo del galoppo e c'erano anche diversi osservatori del galoppo che erano venuti a visitare la fiera. Ma è sempre, l'avete detto tutte voi, insomma, i motivi per cui presenziare a Verona è sempre un appuntamento di quelli da non perdere. C'era, diciamo, il trotto in qualche modo rappresentato tecnicamente, perché quella dei coniugi Lami è sempre, pur sempre, un'iniziativa di quelle lodevoli. Peccato che forse l'Ippica istituzionalmente dovrebbe, credo, debba essere forse un pochino più presente, poi non so se si poteva fare qualcosa in più oppure no, però quello che è pur sempre trainante sono i campioni. Al trotto Unica promette di essere una fuoriserie per molti versi, al galoppo non abbiamo campioni di quello spessore, però magari qualche iniziativa coinvolgente potrebbe essere sempre ben gradita, anche perché, come avete detto, c'erano tanti giovani. Ma io vedo tantissimi giovani appassionati che montano a cavallo, fanno equitazione e quello può essere assolutamente una base. Il reparto corse alla fine è un po' come la Formula 1, no? delle corse dei cavalli. E quindi qualcosa che si possa incanalare in quella direzione sarebbe ancora meglio. E quello è, come detto, un ottimo serbatoio, quello di Fiera Cavalli. Noi facciamo tanti complimenti anche al discorso del MIPAF, perché è un impegno portare, ecco, questo padiglione con il Sella, vedete, era sempre gremito di gente quando c'erano gli eventi e poi dopo c'è stato un evento la domenica bellissimo con circa 30 bambini in sella e facevano le gincane per appunto una federazione sempre abbinata al MIPAF e la tribuna di nuovo piena con tutti i genitori e tutte le persone a vedere appunto questi ragazzi su questi cavalli che si divertivano. Poi tra parentesi tu Glauco, se non sbaglio, è tua figlia che fa Pony Games. Sì, ha fatto la prima gincana e è arrivata seconda. Bene, bene, quindi una figlia d'arte possiamo dire già. Beh, d'arte, già... insomma, addirittura. Piano, insomma, piano. Si diverte. Io ricordo sempre
che Christian De Mura ha iniziato dai poni come tanti altri. Anch'io ho cominciato con i poni. Anche tu a Capannello? Due anni e mezzo ho cominciato con i poni a montare a cavallo e poi... E poi sei diventato alto, ti sei dato l'artrotto, perché dici se c'è molto sopra è un po' più difficile. Però non hai mai abbandonato il galoppo, perché naturalmente. Dopo sei diventato allenatore di galoppo e adesso hai anche cavalli di galoppo. Iniziamo a parlare un po' dei temi tecnici con i nostri ospiti. La prima volta abbiamo Fabio Boccardelli. Allora Fabio, raccontaci un po' la tua storia di ippico. Tu hai i cavalli all'ippodromo delle Capannelle e poi hai diversi cavalli anche nella regione, nel Lazio. Sì. Io vengo da un paese, si chiama Segni, provincia di Roma, e quindi sempre abituato con i cavalli, sempre con i cavalli vicino. E poi abbiamo iniziato, mio fratello aveva i cavalli, mio padre, e io ho cominciato a frequentare allenatori. Ricordiamo il tuo fratello Rinaldo, lo salutiamo, grande giornalista del Corriere dello Sport, che scrive per la Roma, ormai in pensione, no? Sì, ha scritto anche per i cavalli, è stato uno dei pionieri, diciamo, che andava alle corse estere e imponeva gli articoli, mi ricordo, al Corriere dello Sport, che non voleva assolutamente saperne di articoli sui cavalli, da corsa, lui si imponeva. E mandassi... insieme a Rudy Galdi, sì. Insieme a Rudy, il grande Rudy che salutiamo, sì, lo saluto anch'io perché è un po' di tempo non lo vedo, però lo saluto e niente, poi ho aperto scuderia a Roma, ho avuto la possibilità di avere ottimi proprietari all'inizio, con il signor Gavucci, il signor Colasanti, insomma un pochettino, poi purtroppo nel tempo queste cose sono andate un po' a però adesso hai circa 18 cavalli, sì, mi hai detto alle Capannelle. A Capannelle ho 18 cavalli. E poi abbiamo un centro su ad Artena per la riabilitazione dei cavalli, e dove c'è una piscina bellissima, c'è giostra con l'acqua, insomma stiamo organizzando qualcosa di buono sopra con allevamenti briganti. E una buona scuderia che sta salendo. Abbiamo investito sulla passione soprattutto, perché a livello economico adesso il riscontro non c'è, però continuiamo per adesso con la passione. Poi i cavalli a Roma corrono tutti i giorni, ogni tanto esce fuori il cavallo discreto, però siamo combattenti, diciamo. E questo non ci piace di No Problem Ippica, io l'ho detto, poi Fabio Boccardelli è sempre disponibile, sorridente al tornino, no Gabriele? Tu come lo collochi, Fabio, nell'ambito del galoppo diciamo nazionale, ma più che altro adesso regionale? Come lo colloco, in che senso? A titolo di bravura intendi? Esatto, titolo di bravura, preparazione, a titolo di passione. Ma sicuramente, di no vabbè, ma i pregi, i difetti non te li chiedo. No, i difetti sono tanti. Meglio di no, va. C'è Glauco che fa segno con le mani, che vuol dire? Spara. Glauco vuole che sparo, no. Ma vabbè. Noi ci intendiamo molto, perché parliamo molto di galoppo internazionale, sì. A me piace molto, se vuole aste, magari compro qualche cavallo, rivendo, sono... Cioè abbiamo una cosa, studiamo fuori. Gli incroci, sì, no? Sì, sì, sì. Gabriele ogni tanto. No, è vero. Beh, sai cosa? È bello avere tanti allenatori con questa passione. Fabio è uno di quelli che è dotatissimo di passione. È un allenatore che i risultati ce li ha. Non devo dire io quanto sia bravo oppure no, perché effettivamente i risultati ce l'hanno. Poi vanno sempre commisurati al materiale che uno ha a disposizione, perché io lo dico sempre, alla fine è il cavallo che fa l'allenatore, non il contrario, certo. Però la preparazione deve incontrare anche l'opportunità e Fabio la ne ha sfruttate parecchio. Ho visto soprattutto tante volte cavalli che poi arrivano a una certa età, anziani, che quindi vengono in qualche modo sfruttati, ma nel modo giusto però, e quindi che corrono e soprattutto anno dopo anno riescono a dare sempre la loro dimensione. Questo secondo me è un merito, è una delle cose più belle. Tant'è che... E un difetto? Un difetto? Forse che è della Roma, non lo so. Della Roma? Sì. Fai bene. Quello è grosso. Però c'era Glauco che faceva segno così. Che volevi dire, Glauco, scusami, che facevi segno spara. No, è bravo. Quando preparassi i cavalli bene, insomma... Sì. È un veleno, dai. È un velenoso. Quindi facevi un segno di... Però qui Gabriele e Glauco sono un po' troppo di parte. Siamo amici. Con Glauco gli andiamo anche in giro alle asse. Senti, cavalli importanti o quantomeno in prospettiva, guarda, qualche cosa, Fabio? Qualche pietro che potrebbe andare bene. Poi c'ho i soliti vecchi,
quelli da Axarem, primo d'arrivo, da routine, cavalli, da routine, che vincono poi, no, vincono, cavalli, danno soddisfazioni. Ecco, corriamo i gruppi, le cose, però ogni tanto, ecco, domenica ha piovuto, l'Umbria, due cavalli, siamo arrivati dietro per terreno pesante, ci manca sempre qualcosina per arrivare a vincere, però io ci provo sempre, ogni tanto, bravo, eh. Ogni tanto il cavallo buono, il listed in gruppo ce l'ho. Pensa, però... c'hai accanto Zaccheo, no? Che mi ha detto, dice, se viene Fabio sono contentissimo perché... è un ragazzo che sorride sempre, sempre attivo. Che mi ha detto Zacca? Io lo conosco pochissimo, cioè l'ho visto tantissime volte, però è l'immagine della serenità, perché tutte le volte che lo incontro alle Capatelle non l'ho mai visto una volta col viso serioso. Nonostante tutto, perché poi diciamo... Nonostante tutto, anche quando sono le sconfitte, certo, pesanti. Però non ci ha mai portato ancora uno dei dolci che fa la mamma. Quello da segni, quei dolci della mamma da segni, da dove, Glauco? Sì, sì, da segni. Dal paese, no? Importanti. Vabbè, prendo problemi perché adesso organizziamo qualcosa prima di Natale. Ma adesso parliamo un po', Gabriele, sì, della giornata che c'è stata domenica. Sì. E domenica ci sono state due liste di interesse. Partirei con il buon talento, c'è stato l'1-2-3 di Botti. E su questo diciamo non è che ci siano troppi dubbi, non potevano esserci troppi dubbi, però questa non è una corsa complicata, dove c'erano cavalli alla fine in forma. Sai, buon talento è una delle l'ultima listed della stagione a capannelle per femmine, quindi molte si gettano nella mischia nonostante non siano magari al top della forma, perché poi è sempre utile catturare un neretto cosiddetto per le femmine in chiave fattrici. Qui c'è una cavalla che che abbiamo sempre conosciuto, Reset in Blu, è dotata di una classe immensa, un pedigree eccezionale, è stata il top prize delle femmine nel suo anno, pagata 160.000 euro dalla FV, tanto per cambiare, ma alla fine hanno comprato una cavalla, l'hanno pagata, non è che l'hanno pagata poco. Ha un po' deluso le aspettative in ambito classico, però c'è da dire che Fabio Branca, e gliel'ho chiesto poi anche nell'intervista successiva, l'ha sempre scelta. Per lei ha abbandonato Sound of Freedom, che poi ha vinto Regina Elena, per intenderci. Però questa cavalla dotatissima, era stata forse anche fin troppo sottovalutata, lo dico io, dagli handicapper che addirittura... le hanno consentito di fare un handicap principale dove ha disperso la compagnia. Qui ha replicato quella prestazione, ha negato la vittoria ad Auritouch, sulla quale Dario Vargiu stava per fare un piccolo capolavoro. Secondo me questo è stato un bellissimo finale tra due fantini eccezionali. Dario Vargiu, che conosce molto bene Auritouch, sa che si ferma se passa troppo presto, ha aspettato il momento giusto, solo che ormai Reset in Blu aveva acquisito talmente tanto di quel margine che quando Auritouch l'ha affiancata, Fabio ne ha date due e questa è ripartita. Però è stata una bella corsa. Coinvolgiamo anche Glauco Cicognani, un terreno difficilissimo proprio per specialisti, quello di domenica. A vedere le immagini, sì, sembra pesantissimo, insomma. Che ne pensi di queste femmine, di queste cavalle? Beh, Reset in Blu, insomma, non è che devo dirne bene io, è sempre stata una grande cavalla e adesso ha coronato, insomma, con questo buon talento. Fabio, quando vengono i botti, purtroppo è sempre difficile, è difficile andare contro l'armata. Sono bravi, sono organizzati, hanno migliori fantine. Però noi ci proviamo, guarda, che ogni tanto ci si riesce. Però in base al rapporto qualità, numero e bravura, diciamo. Diciamo che gliele promettono, però non gliele danno mai. Per Reset in Blu, la premiazione con Stefano Botti, prego, prego. No, dico, Reset in Blu, secondo me ha mancato le classiche, però tecnicamente, come genealogia, forse una delle migliori cavalle che c'è in Italia. Sì. Ricordiamo, anzi, anche questo che era Memorial Vagliani, giusto, se non vado errato. Sì, sì, Memorial Giuseppe Vagliani, c'era Alfredo. C'era Alfredo. Oh, scusami. Esatto. Spero che rimanga qui in Italia, Reset in Blu, magari fare la fattrice. Essere una buona fattrice. Sì, sicuramente. Ecco qui Alfredo Vagliani che premia Stefano Botti. E Gabriele, qualcos'altro da dire nelle interviste? Hai captato qualcosa o ci andiamo a vedere Roma Vecchia? Ma di Reset in Blu abbiamo detto tutto, ecco, ha detto bene Fabio, nel senso è una fattrice. Noi abbiamo perso totalmente al galoppo le fattrici base, ecco, Clabba è stata l'ultimo esempio. Giusto. Però ce ne sono un paio che possono, ecco, rinfoltire il nostro parco fattrici. È fondamentale perché si parte tutto dall'allevamento. Servite logicamente però con stalloni all'estero, perché purtroppo stalloni italiani... guarda che gli stalloni italiani a volte sono troppo sottovalutati, però è chiaro che manca la componente fattrici che è fondamentale. Noi ne abbiamo perso troppo. Guarda, io gestisco degli stalloni in Italia, quindi sì, so la difficoltà
di reperire fattrici, quindi non si potranno mai esprimere in un certo modo. E gli stallioni italiani al galoppo, Fabio, come sono secondo te? A livello di genealogico non sono malissimo, cioè non ci avviciniamo a Frankel, però sono dei cavalli ottimi secondo me, che purtroppo possiamo fare qualche nome? Guarda, secondo me adesso in Italia c'è Pounced, che è un ottimo cavallo, che sta dando dei cavalli eccellenti, secondo me. È tra quelli più serviti, però è un cavallo che ha una grossa genealogia e dà ottimi cavalli, che secondo me, poi valorizzati anche dai botti, da queste cose, sono cavalli che possono, secondo me, possono pure, servito meglio, con delle fattrici migliori, potrebbero anche correre fuori. Consigli per gli acquisti per Fabio Boccardelli, e adesso andiamoci a vedere Roma Vecchia. Roma Vecchia... Sì. Che vede il bis dopo il 2015 di questo straordinario cavallo Duca di Mantova, montato alla perfezione da Dario Vargiu, scuderia Incolix, ingegner Diego Romeo, Bruno Grizzetti, il team vincente, c'erano veramente tutti i presupposti, no? E poi il terreno è il suo... è uno specialista di questo terreno, Gabriele. Sì, non c'era dubbio sul terreno, c'era dubbio che facesse il bravo, però l'avevamo detto anche in sede di presentazione, lui a Milano va dritto semplicemente perché è un 7 anni, cavallo esperto, lì si torna a casa, come si dice, e quindi quando vede quel passaggetto lui gira indietro. Qui a Roma è chiaro che non è la stessa cosa, si è impegnato, ha fatto il bravo, ma è da sottolineare un cavallo che a 7 anni sta mantenendo uno standard di rendimento di quelli eccezionali, un cavallo coriaceo, coraggioso. Qui ha fatto un corsone, perché guarda che è passato quando mancava tantissimo ancora all'ingresso in dirittura, e lui ha respinto gli assalti di tutti i cavalli. È vero che era un Roma Vecchia dove c'erano anche dei cavalli da handicap, cavalli un po' rabberciati per certe cose, però insomma lui è passato, avete visto dove è passato, prima della curva. Posso chiedere una cosa? Quello ultimo, ma non lo dico per... Sì. È il signor Canterani? Sì. Guarda, io ti dico la verità, devo fargli un plauso a quel signore, ma non perché è ultimo, perché ha questa passione di correre queste liste, te si mette dietro... Adesso verrà da ridere, però anche lui fa parte dell'Ippica, anche lui è un appassionato, ha il diritto... E di correre, anche se paga sempre 100, arriva sempre dietro, vedete, se non si vede più lo schermo, sta a largo. E io credo che una menzione va fatta anche per questo personaggio. Che ne pensi, Clau? Nell'Ippica, eccolo, adesso si vede però. Eccolo là dietro, che vedi, aiuta il cavallo. No, non ma guarda, credo. È quello, il cavallo che se corre a vendere vince e fa anche bene. Non capisco. Va bene, comunque io volevo fare una menzione per il signor Canterani. Perché anche se arriva ultimo, è un appassionato, un amante dell'Ippica, sale in sella, alle sue età, si diverte, non dà fastidio forse a nessuno. Forse si diverte meno il cavallo quando lo so, no, ecco, è arrivato adesso, stiamo a finire la trasmissione. Non dà fastidio a nessuno. Però due ne ha battuti. Ma poi ci è mancato cazzo in faccia. Tornando a Duca di Mantova, che vecchiotto è secondo te? Secondo me è un gran cavallo, aiutato dal terreno, un fio di Manduro lui, cavallo tedesco. E poi torniamo sempre all'allevamento. Lui è figlio di Vale Mantovani, che è stata una cavalla fantastica che era in Italia, e mantenuta, e quindi ancora i risultati gli danno ragione. Cioè, Manduro non è stato un championsire, però Vale Mantovani è una grandissima fattrice. Ecco, l'allevamento italiano torna in auge. Questo ha 7 anni, ha bissato il successo dell'anno scorso, ma perché è figlio di Vale Mantovani. Cioè, qui c'è una selezione vera di cavalli veri. La tua lettura, Glauco? La mia lettura è, che ti posso dire, è un cavallo che ha corso molto bene, ha vinto molto bene, e io spero che l'elemento italiano si possa riprendere. Speriamo. E sicuramente poi se ci sono degli scenari come San Siro, perché adesso apriamo la pagina della chiusura dell'ippodromo di San Siro per la stagione 2016. Abbiamo delle immagini bellissime, c'era anche l'anniversario dei 110 anni di SNAI, era presente il sindaco Sala di Milano con tutti i vertici SNAI, dalla presidentessa la dottoressa Mara Caverni, c'era la D di SNAI, l'amministratore delegato di SNAI Schiavolin, c'era naturalmente la D di Trenno che ha organizzato il tutto, al quale vanno i complimenti perché è stato un pomeriggio bellissimo. Ecco lo sparo del cannone che chiude la stagione
2016, parlo del dottor Stefano Marzullo. Tutto questo poi mi è stato raccontato la sera a cena dai signori Lami, che erano lì ospiti e hanno vissuto, loro che sono appassionati di trotto, sono stati invitati appunto da Stefano Marzullo alla giornata, ha detto che è una giornata fantastica. Quindi Milano ha fatto bene anche quest'anno e il galoppo ne deve essere fiero di questo ippodromo e di questa organizzazione. Ecco lì il sindaco Sala con Schiavolin. Fabio. Sì, sicuramente Milano è al top di tutto, diciamo, del galoppo italiano, soprattutto a livello di presentazione e di immagini. Torniamo sempre al discorso marketing, vediamo delle immagini bellissime. Io sono stato due domeniche fa, quando c'era il Jockey Club, le istituzioni vicino a vedere, ecco, c'è il sindaco, ci sono tutte le rappresentanze del comune, della regione, c'è sempre qualcuno disponibile, poi viene intervistato, rimangono tutti contenti perché l'ambiente è ottimo. Niente da dire per il momento. Poi hanno abbinato, Gabriele, anche delle esibizioni canore, c'è stata quella straordinaria, è stata raccontata da Marco Vizzardelli, eccolo lì, di Raffaele Gualazzi, scusate, pure dei ragazzi simpatici, una band, fra poco la vedremo, chiamiamoli di pazzi simpatici che hanno, ecco la dottoressa Mara Caverni, la presidentessa di SNAI, per i 110 anni di SNAI, e sta giustamente festeggiando. E quindi un cocktail, diciamo, perfetto per una uscita di una stagione esaltante. Ma sì, Milano poi sta proponendo, sta diventando la vera e propria capitale, senza, vabbè, Roma sappiamo i noti problemi, ma in generale, proprio come città istituzione, Milano al contrario sta vivendo un periodo di grande luminosità da questo punto di vista, non solo l'Expo, l'ippodromo è una parte integrante del eccola tessuto sociale. Eccola quella band di pazzi simpatici, vai. Sta diventando una parte integrante del tessuto sociale milanese, stanno facendo degli ottimi sforzi che a questo punto è giusto siano anche ripagati in questo modo. Glauco, San Siro è un teatro eccezionale per il galoppo, tra parentesi è in prima fascia, come giusto che sia, e quindi hanno lavorato veramente negli ultimi anni veramente bene. Diciamo che la SNAI ha investito molto, la Trenno ha investito molto su San Siro. Quando avevano chiuso poi il trotto avevano detto che loro avrebbero investito esclusivamente sul galoppo, quindi chiaramente hanno fatto molto bene. Poi del resto poi hanno aperto anche l'ippodromo del trotto e so che anche quello è in espansione. Da spettatore, Zac, una giornata bellissima con tanti ospiti, e qui vediamo anche Raffaele Gualandi. Che corona quello che per Trenno è stato sempre il sogno di cercare di portare più gente possibile all'ippodromo, di fare un ambiente abbastanza esclusivo, perché Milano oggi insomma è diventato il fiore all'occhiello del galoppo italiano, mi dispiace dirlo. Devo dire che insomma l'ippodromo di San Siro, perché noi siamo di Roma, spieghiamo, perché è un piacere per l'Ippica. Certo, è un piacere per l'Ippica, è un dispiacere per noi campanilisti, però va detto che insomma le cose le hanno sapute fare, le hanno fatte bene con costanza, sono cresciuti e adesso si godono giustamente i risultati, perché ogni qualvolta a Milano c'è un grande evento, anche con l'appoggio magari delle istituzioni, ma riescono a confezionare delle giornate veramente stupende. Poi hanno creato, ricreato quel tessuto con la politica, certo, con certo. Il glamour, con lo spettacolo, certo. Quello che dovrebbe... Quello che manca a Roma. Quello esatto, che manca. Diciamo un messaggio. Che una volta era sempre presente. Che era sempre presente, bisogna pure sottolineare che non c'è più il grande Enzo May. Io ricordo se, ma giustamente... che è stato un grandissimo presidente delle Capannelle, bisogna sottolinearlo, e lui è stato un promotore proprio di cultura, certo, certo. Tessuto politico, e quando è stato presidente di Capannelle ha portato avanti questo obiettivo. Insomma, aveva la fortuna di avere l'onorevole Andreotti, che era un grande appassionato di ippica, e quindi esatto. Chiaramente era sempre presente. Era sempre presente sia al galoppo che al trotto, qualsiasi gran premio. Lui Fabio l'ha mai lì. Conosciuto, sì. Andreotti? Ah, ecco. Diciamo, è del mio paese, quindi lo conosciamo bene. L'ho conosciuto bene anche nell'ambito ippico. Io posso cioè, dire... parlavo con lui di cavalli. Guarda, ecco così. Parlavo di cavalli. Racconto un aneddoto su Andreotti, perché io pure ho avuto la fortuna di conoscerlo in una signora dell'ippica. E sono stato invitato e stavamo al tavolo insieme a Mauro Sbarigia, ancora era vivo il grande Mauro,
mi sono alzato, era presente anche, hai detto bene Glauco, il signor Andreotti, il grande Giulio Andreotti, sono andato lì, gli ho stretto la mano, gli ho fatto i complimenti per la passione dell'Ippica e lui ha detto che seguiva la televisione, seguiva la trasmissione, no, seguiva perché a casa era molto attento, no? Seguiva costantemente le vicende. È nato a segni lui, sì, sì. E quindi è tuo compaesano. E quindi ricordiamo, ecco, come ha detto Glauco giustamente, che le istituzioni, se stanno vicino al mondo dell'Ippica, sicuramente è un piacere. Per concludere, andiamoci a vedere il gruppo 1. Il gruppo 1, lo Steeplechase di Milano, che ha concluso la stagione, ha vinto questo cavallo ex francese, diventato cieco di proprietà, Anacking. Quindi andiamoci a vedere proprio queste immagini. Gabriele, la Gran Corsa Siepi di Milano, anche questa possiamo dire è stata un'iniziativa positiva, perché con le corse Siepi che si sono perse a Capannelle per la pista del trotto, Milano ha preso un po' il testimone insieme a Merano. Diciamo che a livello anche geograficamente è giusto che ci sia una localizzazione abbastanza racchiusa, ma per consentire questo anche a cavalli che vengono dalla Repubblica Ceca, dall'Est Europa o magari dalla Francia, dall'Inghilterra, come è capitato, di affrontare un viaggio anche più dolce. In fondo la componente e la componente dei cavalli stranieri serve sempre, cioè il numero internazionale serve, perché serve da confronto in sostanza, e quindi penso sia stata una buona cosa. Stanno riuscendo meglio le corse in ostacoli dopo un po' di tempo che non erano più così godibili, il movimento del gioco sulle stesse non si è ancora risollevato, però vedo che ci sono continui investimenti in questo settore, quindi immagino che possa solo ulteriormente crescere. Quindi avendo Merano, o Treviso fare la stagione, insomma, in questi ippodromi geograficamente collocati meglio, è possibile anche avere cavalli stranieri che quindi numericamente compongono meglio. Se non vado errato, Fabio Boccardelli ha avuto anche dei cavalli ad ostacoli. Sì, ho avuto anche i cavalli di Siepi, poi giustamente dopo che a Roma ha chiuso le difficoltà sono aumentate, quindi abbiamo lasciato il settore, però sono contento perché diciamo che le Siepi con questa situazione logistica, in questa situazione va benissimo, nel senso raccogliere due ippodromi principali, qualche ippodromo secondario, Treviso, Pisa, di qua, e quindi il prodotto sta riuscendo meglio. Anche perché prima, Fabio, scusa se ti interrompo, molti allenatori romani, proprio in virtù della stagione, mettevano magari a saltare un cavallo, due cavalli, che magari quelli che noi non abbiamo una vera e propria specialità, no, no, noi li compravamo, cioè quelli che non partivano più. Sempre cavalli, mio nonno ha sempre avuto cavalli magari di qualità di non altissimo livello, a un certo punto esaurita la carriera in piano, provava gli ostacoli con ottimi risultati, devo dire. Però poi una volta finita la stagione è difficile che un allenatore che sta a distanza a Roma vada a fare tutta la stagione. No, affidavi un altro allenatore. Era un po' più complicato. Glauco, invece c'è una settorialità più. Glauco, gli ostacoli fanno parte anche questi del tessuto ippico, anche se magari è una disciplina particolare. Paolo Fauro, tra parentesi, ho notato che è andato a comprare all'estero altri 10 cavalli, sì, ho visto tantissimo proprio sul Trot & Turf, quindi ancora continua giustamente secondo il suo modo di vivere e di investire. Ah, secondo me sì, però io trovo anche giusto che si siano un po' localizzati nel nord, nel senso che, come diceva Gabriele, Merano, Milano sono abbastanza vicini, Treviso, eccetera. Chiaramente la pista di ostacoli a Roma sì, era bella, però secondo me era un po' una cosa estemporanea, nel senso che poi finita quella sì, riunione questa pista di ostacoli stava lì, però insomma in definitiva andava avanti con gli ospiti che venivano fuori, Favero che quindi veniva da fuori, però è giusto così, esatto. Certo, come tradizione erano belle la campagna romana, i cross erano belli, con i militari, mi ricordo. Volevi dire, Zaccheo? Sì, dicevo, nei tempi passati all'ostacolismo, ai cavalli in ostacoli venivano indirizzati cavalli di grande qualità. I primi anni che io frequentavo l'ambiente del galoppo, mi ricordo che le grandi scuderie, a cominciare dalla Tormello Giada, l'EDM, la scuderia Mantova, avevano un certo numero di cavalli che o per problemi caratteriali, perché non sgabbiavano,
o per altri tipi di problemi, dirottavano verso il settore ostacolistico degli ottimi cavalli e avendo anche dei grandi risultati. È chiaro che con il depauperamento dei proprietari e delle grandi scuderie il discorso ostacoli è andato anche a finire, tant'è vero che oggi Paolo Favero è quello che fa la parte del leone nel discorso ostacolistico italiano. Sì, qualcosa conto, ma insomma diciamo che oggi c'è soltanto un vero e proprio rappresentante, a differenza di anni fa dove c'erano tantissimi fantini e tantissimi allenatori versati verso questa specialità. Per concludere ricordiamo comunque che sia San Siro Galoppo che Merano sono stati i due campi che hanno dato più soddisfazione e anche diciamo hanno lavorato, possiamo dire, meglio per la stagione 2016. Anche i complimenti di Marco Vizzatelli in conclusione del servizio che ha fatto sul Trot & Turf del pezzo, li ha citati. Vado a salutare perché ci deve lasciare, che a quegli impegni che avevo detto all'inizio trasmissione, Gabriele Candi, e ringraziandolo per essere stato qui per questa prima parte gli chiedo: il galoppo domenica sarà un pochino, diciamo, in disparte, anche perché la farà la parte del leone Monte Giorgio con il Palio dei Comuni, con l'HD, però il galoppo sarà presente, ci saranno corse alle capannelle, no Gabriele? Diciamo che si chiude in un certo modo la stagione perché alla fine si chiuderà con il premio capannelle, chissà che Fabio magari non abbia un velocista dentro. Glielo chiediamo a fine trasmissione, così lasciamo un po' agli spettatori col suspense. Sì, ma per il resto è una giornata abbastanza ordinaria, a parte il premio capannelle, quindi si sta chiudendo dal punto di vista tecnico la stagione, ma proseguirà comunque a dicembre e gennaio con soprattutto con l'Olueta. Grazie Gabriele, buona serata, ci vediamo la prossima settimana, noi ci vediamo tra poco perché c'è l'ultima parte di No Problem Ippica, veramente frizzante, con collegamenti importanti da Monte Giorgio perché si parlerà di trotto, ma poi avremo anche la chicca di Fabio Boccardelli che ci darà il cavallo per domenica. Non... Leggete Trotto & Turf in edicola martedì, giovedì e sabato. Edizione online www.trottotarf.it. Nadal Shiba presenta la sua attività stalloniera 2016 con i suoi numeri. Il figlio di Winston Legacy e Divina Day è il quinto stallone assoluto della generazione. È il quarto stallone con puledri sotto 1,13 o migliore. Il quarto stallone assoluto con puledri sotto i 2 minuti, ben 18. Ed è il quarto stallone assoluto per media di prodotti in corsa tra gli stalloni con almeno 15 prodotti. I prodotti in corsa hanno la reginetta Tuscania Pal, l'unica femmina a vincere 3 Gran Premi della generazione 2012, Nazionale Filly, Giovanardi Filly e Oaks del Trotto Italiano, alla prima annata di monta. Inoltre segnaliamo tra i tanti un altro figlio di Nadal Shiba, piazzato classico in Francia, Taylor Rock. Prenota subito la tua monta di questo formidabile riproduttore chiamando direttamente il suo allevatore proprietario Antonio Asdrubali al 335-800-5463. Nadal Shiba, il cavallo dei sogni, ora ha anche i numeri. Le vicende dei protagonisti italiani all'estero, le corse più belle, le sfide più esaltanti. Tutti mercoledì alle 19:15 International Trot. I nostri social ti permetteranno di seguire in tempo reale tutto quello che accade nel mondo dell'ippica e su Niresat.
Diventa fan della pagina Facebook. Hai perso una rubrica? Guardala in qualsiasi momento sul nostro canale YouTube. Seguici su Twitter. Tutte le informazioni di cui hai bisogno, direttamente su tablet, PC e smartphone. Unire TV è sempre con voi. Ippodromo Capannelle, 150 anni di storia e tradizione. Continua anche oggi più che mai, al trotto mercoledì e sabato, al galoppo martedì, venerdì e domenica. Ippodromo Capannelle, la casa dell'Ippica. Canter, storie di uomini e cavalli. Il programma settimanale che racconta gli interpreti dell'Ippica italiana, i driver, i fantini, gli allenatori, gli allevatori, i proprietari e soprattutto i cavalli. Protagonisti di imprese esaltanti e di vittorie che fanno emozionare. Ogni giovedì alle 19.30 e replica il venerdì alle 9.30 e il sabato alle 19.30. Canter, storie di uomini e cavalli. Bentornati, seconda parte di No Problem Ippica, è il momento di parlare di trotto. È stata la prima parte dedicata al galoppo, ma la seconda parte sarà ricca di trotto anche perché domenica ci sarà la corsa più importante per quanto riguarda l'Ippodromo San Paolo di Montegiorgio. Ma prima facciamo un passo indietro, proprio con un emiliano doc che è Piero Dalpane. Romagnolo, vabbè, sempre lì, Bologna. L'Arcoveggio, siamo vicini, no? C'è differenza. C'è un po' di differenza, vabbè, non va arrabbiato. No, pure le origini mie sono ci tengono, Zacca. Vabbè, ci tengono. Allora. Romagnolo, ci parli un pochino, ecco i nostri tre ospiti, ci parli un pochino di questo tradizionale premio Due Torri, che è una corsa che all'Arcoveggio è molto sentita, no Piero? Sì, è una corsa che ha perso un po' di fascino col tempo, è diventata una corsa... così, come fosse un centrale con qualche cavallo. Questa volta c'era un cavallo buono, però aveva il numero in seconda fila e ha vinto questa cavalla buonissima, era molto forte. Questa Tamiya Jet è stata una corsa un po' uscita diversa, un po' tattica, dal solito, molto tattica, molto, sono andati molto piano, però è una gara che ha 400 metri da vera americana. Grande speed, ha vinto molto bene, molto facile. C'è stato l'errore al via, se non vado errato, di Teto FKS. Che gli ha spianato un po' la strada perché stava andando in testa, ha imboccato la prima curva, ha sbagliato. Ecco, lo stiamo vedendo, proprio hai colto proprio il segno dove ha sbagliato. Lei con il numero 7 va dietro il numero 1 naturalmente, va terza e sotto con Lorenzo Baldi. Lorenzo Baldi, altra famiglia importante, Glauco. Lorenzo Baldi con il papà ancora portano avanti la loro professione. Cosa dire, quando vincono questi professionisti così, poi Lorenzo noi lo conosciamo bene, è veramente un piacere vederlo vincere. Certo, come no. Poi con una cavalla del genere. Beh, quando chiaramente è una famiglia di grandi professionisti, Lorenzo ha portato avanti il discorso cominciato dal padre sempre in maniera egregia, insomma. Glauco, una corsa, questo Due Torri che poi è molto atteso, adesso è diventata più che altro un centrale, ecco, con un nome importante, diciamo. Con un nome importante, poi sì. In un momento della stagione sì. Domenica ci sarà il Gran Premio appunto Palio dei Comuni, Basilio Mattì, quindi i cavalli anziani sono molto utilizzati. Certo. Quindi la programmazione a volte bisogna pure un po' lavorarci sopra, tanti gran premi per questi cavalli anziani. Sai cosa c'è? Che ci vorrebbero delle persone un po'. Ci vorrebbero degli addetti ai lavori per fare la programmazione giusta. Perché chiaramente adesso, per esempio, abbiamo il Due Torri che è stata domenica scorsa, adesso abbiamo il Palio dei Comuni. Poi mi pare che in prossimità ci sono anche molto vicini come si chiamano le corse, quelle del. Il Palio dei Proprietari, anche quelli sono più sì. O meno sono i cavalli che corrono questi premi qua. Sono le varie qualifiche, esatto. Poi logicamente. E quindi bisognerebbe programmare un pochino meglio e conservarseli un po' di più questi cavalli. Piero, cosa dire ancora su questa cavalla Tamiya Jet? Uno speed importante, ha sfruttato diciamo
e la scia sull'ultima curva spostando in quarta ruota, ma ha vinto molto facile. Sì, guarda, ha guidato molto bene, perché secondo me è un guidatore anche un po' sottovalutato, perché bisogna ricordarsi prima di tutto un vincitore di due derby. Poi, anche sentendolo qualche volta che capita in sala, viene un po' considerato quasi, non vorrei essere offensivo, parlo sempre dai giocatori in sala, quasi lo scemo del villaggio, mentre in realtà secondo me è un ottimo guidatore. E adesso è anche, siccome si è diviso un po' col dal padre, allena anche lui i cavalli. È allenatore. È uno dei pochi in Italia che fa la doppia professione a un certo livello. Zaccheo, tu l'hai conosciuto? Hai visto i suoi derby vinti? Ho seguito moltissimo la sua carriera. Devo dire che mi è sempre piaciuto moltissimo come allenatore, perché ha un modo di presentare i puletri, specie i due anni, in maniera sempre cavalli educati che non fanno bizze. Poi lui ha sempre ogni anno presentato cavalli di un certo livello. Per quanto riguarda la guida, sono d'accordissimo con Pierone, perché è un sottovalutato, cioè sicuramente è un guidatore che nel corso degli anni ha avuto diversi incidenti, per cui lui ha avuto un incidente gravissimo alla testa, quindi chiaramente però dal punto di vista tattico e dal punto di vista del saper leggere il cronometro è uno che in qualsiasi momento e in qualsiasi corsa può dire la sua. Poi Glauco, io posso paragonarlo come guida pulita e come guida sempre attenta, mai una rotata, alla tua guida, perché tu sei uno così. Secondo me Lorenzo, oltre che essere un ottimo professionista a livello di preparazione, è un ottimo guidatore. Sai cosa c'è? Che Lorenzo è essenziale, nel senso che se deve vincere, deve vincere, deve prendere un piazzetto, prende un piazzetto. Ma non fate quelle smargiassate che piacciono tanto alla folla, di piegarsi, alzare, fare e dare. Quando c'è da vincere, tira fuori quello serve per vincere e vincere. È un essenziale. Esatto. Lui sta tranquillo, sposta in, sempre, in terza, un quarto. L'ho sempre apprezzato moltissimo. Anche perché lui, se c'è da vincere di un muso, vince di un muso. E il cavallo, se per la corsa dopo, lo trova sempre fresco. Quindi per me è un ottimo allenatore. E poi non ci dimentichiamo, scusa se ti interrompo, che questa è una cavalla che ha partecipato al circuito classico non ottenendo tutto quello che meritava, perché la cavalla più di una volta è arrivato al limite del piazzamento, ma avrebbe meritato molto molto di più. Sicuramente è una cavalla rispettata, ma ci avrà da prendere da parecchio anche d'anziana questa. Ecco qui, stiamo rivedendo di nuovo l'ultima curva, quando Lorenzo Baldi insalchi a Tamia Jet, sposta in terza ruota, sì, poi quarta perché c'è l'open stretch e va di dentro un cavallo e va a vincere facilmente, chiedendo quello che serve, esatto, basta. Quello che serve e lasciando tranquilla la sua allieva. Bene, complimenti. E a questo punto entriamo in clima palio. Ieri c'è stata la cena, il gran galà del 28esimo palio dei comuni di Montegiorgio. E c'è stata una grande festa organizzata proprio all'ippodromo San Paolo di Montegiorgio e noi abbiamo il grande Salvatore Battì in collegamento. Salvatore, ciao. Che presentazione ti ho fatto, veramente grande. Manco Caressa de Sky. Grazie Rolando, saluto tutti gli ospiti in studio. C'è Glauco Cicognani, Zaccheo e Fabio Boccardelli e Piero Dalpane come opinionista e naturalmente anche come allenatore. Allora Salvatore, ieri sera diciamo che abbiamo stappato la prima bottiglia, si è aperto il convegno, diciamo, per quanto riguarda la kermesse che ci sarà domenica, però venerdì ricordiamo che ci sarà anche la triste quartè quintè, ma poi domenica la grande festa. Ma la cosa importante è che avete messo seduto più di 200 persone, i 21 sindaci delle varie regioni, perché sono tre le regioni che partecipano al palio dei comuni e quindi è stata una grande festa tutta, e poi con un obiettivo, quello di dedicare una parte dell'evento ai terremotati del centro nord, in particolar modo delle Marche. Sì, delle Marche, soprattutto dei paesi, se voi pensate che ci sono adesso stanno facendo il decreto Errani, ci sono i paesi del cratere. E io non so se Montegiorgio verrà inserito o no, perché ovviamente la burocrazia, però ci sono dei paesi proprio attaccati a Montegiorgio come Falerone che hanno subito dei Tolentino, cioè, hanno subito dei danni veramente enormi. Che poi Macerata Camerino, è il centro proprio
e da dove parte il terremoto. Daniela Gurini e Matteo Muccichini hanno presentato la serata che voi avete appunto voluto collegare con un evento canoro, appunto una band giovane e poi una sfilata di moda. Sì, perché abbiamo voluto fare una festa per tutti. Non pensavamo che venissero veramente così tanta gente, perché sono venute oltre 200 persone. E quindi sono venuti tutti, è dell'incredibile. Mi diceva il presidente della provincia che nemmeno per inaugurare una strada vengono tutti i sindaci o tutte le giunte presenti così in massa come ieri sera. Invece ieri sera c'erano veramente quasi tutti, e quindi è stata una cosa incredibile. Sabato poi ci saranno le grandi cene organizzate da tutti i comuni con la consegna della giubba al guidatore e la cena propiziatoria per il palio che ci sarà domenica. Sì, sabato ci sono le grandi cene. Io so che Montegiorgio la fa al ristorante Ala dell'Ippodromo. Sì. Io credo che sarò presente alla cena di Rapagnano, che è una cena molto importante perché c'è il sindaco di Arquata. Ah. E quindi dei paesi colpiti dal terremoto, altri stanno dando la loro adesione proprio in questi minuti. Sì. Ci saranno alcuni senatori, ma questo per dire che la cosa è sentita proprio per il terremoto. E comunque sarà una cena popolare, di divertimento, quindi goliardica, perché la organizza il club della città di Rapagnano, che c'ha oltre 200 iscritti. E quindi sarà veramente un cenone, un grande cenone. Glauco Cicognani, che ha dato il suo cavallo Ruben Senne, e sarà a Porto Sant'Elpidio, ho visto. No, Sant'Elpidio a Mare. Sant'Elpidio a Mare. Sant'Elpidio a Mare. Sant'Elpidio a Mare, che tra parentesi è una località dove stanno ospitando i vari albergatori, i tanti terremotati, no? Sì, guarda, ce ne sono tanti anche proprio lì davanti all'ippodromo. Proprio davanti all'ippodromo ci sono i terremotati di Montegiorgio, perché la casa dell'anziano è stata sgomberata perché sono venuti giù, praticamente ha avuto un buco. Sì. E quindi sono stati sgomberati e sono stati messi all'Hotel San Paolo, proprio lì davanti all'ippodromo. Ricordiamo che avete voluto fortemente quest'anno anche un convegno ricco con il gruppo 2 riservato ai 4 anni, il Gran Premio San Paolo. Il Gran Premio San Paolo e la Tris. E la Tris, quarta e quintè. Sì, Tris e quarta e quintè. Abbiamo deciso di sacrificare qualche giornata di novembre facendo 7 corse, ma per avere un evento importante proprio il giorno del palio, quindi con il Gran Premio San Paolo, che è un Gran Premio di gruppo 2, e con la Tris, che è sempre una corsa molto interessante e molto giocata. Ecco qua, adesso sono le tre batterie, sei tu insieme a Calandrini, appunto, no a Mauro Calandrini, a Alessandrini e a Matteo Muccichini, abbiamo visto anche Daniela Gurini con le tre batterie, ma della parte tecnica ne parleremo noi magari dopo. Con te voglio continuare a parlare di questo evento che avete creato da un anno, che ci lavorate insieme a tua sorella, l'abbiamo vista nel video salutarci, sempre quel discorso. Prima parlavamo della chiusura dell'ippodromo di San Siro, che è stata organizzata in grande stile con eventi collaterali, no? Il cocktail vincente, lo ripeto, è quello di portare giovani, portare magari esibizioni canore, portare del glamour, della moda all'interno dell'ippica per far conoscere il nostro mondo. Sì, noi avremo il piatto forte, saranno gli stand gastronomici, inutile dirlo. Ci saranno tantissimi comuni che faranno il loro stand, ci saranno degli spettacoli a cavallo, degli spettacoli di acrobati, però il pezzo forte sono gli stand gastronomici. E qui Boccardelli è interessato, chiedeva, no Fabio, che è un allenatore del galoppo, Salvatore, gastronome? Sì, Fabio. Sicuramente. Senti, perché dall'altro Fabio peserà 150 kg, quindi più o meno. No, non ci arrivo. Non ci arrivo, no. Glauco dice di no, però siamo là. Quindi è una buona forchetta, è una buona, già dalla parola, da come parli tu, Salvatore,
viene l'appetito a noi studio. Guarda, gli stand tra l'altro vanno un prezzo politico, quindi con 2 euro mangi primo, secondo. E... manco ospiti tuoi, ma vabbè, uguale, non c'è problema, pagheremo i 2 euro. Vabbè, giustamente. Quindi anche gli ippici potranno mangiare. Tutti coloro che vengono al Palio potranno mangiare con 2 euro, che tra l'altro poi cose fatte da cose fatte in casa, cose nostrane, genuine, molto genuine, e poi ci sarà addirittura una piccola fiera del cioccolato, per quanto riguarda la parte gastronomica siamo a posto. Senti, comunque io vorrei concludere il collegamento con te chiedendoti appunto di ribadire l'impegno che Montegiorgio sta portando avanti, in particolar modo per questo Palio, per il discorso del terremoto. Guarda, noi ci siamo resi disponibili anche con il comune di Montegiorgio, abbiamo detto che l'ippodromo è il loro, quindi sì. Sono venuti quelli di Sarnano, che sembrava che, perché c'erano 700-800 sfollati da Sarnano, si è resi disponibili a prenderli dentro l'ippodromo, poi dopo hanno trovato la palestra, dice inizialmente riempiamo la palestra, poi se ce n'è bisogno prendiamo anche l'ippodromo. Quindi vi siete messi a disposizione, complimenti, la famiglia Matti si è messa a disposizione. Salvatore, che dire, l'HD sarà come gli altri anni protagonista sul canale 220, dalle 12.30 ci sarà la diretta, se non vado errato, no? Sì, dalle 12.30 ci sarà la diretta sull'HD, sì. Quindi mi fa straordinari, Salvatore, dalle 12.30 fino alle 7, Salvatore? Sì, però diciamo che te la cavi bene perché... Ma è un piacere, io lo dico scherzando perché è un piacere. Alle 12.30 si mangia, poi dopo c'è la benedizione, che per noi è una cosa veramente molto importante, soprattutto di questi tempi, quindi abbiamo deciso di darle un peso molto importante. Molto importante, sì. E Salva, poi dopo... grazie, e un grosso in bocca al lupo, complimenti di nuovo, e noi ci vediamo sabato sera per le cene e poi logicamente il lavoro di domenica. Un saluto a tutti gli ospiti in studio. Ciao Salvatore. Ciao. Unanime la risposta, e adesso abbiamo proprio il promo di questo 28esimo Palio dei Comuni e coinvolgiamo Piero Dalpane per la parte tecnica. 7 cavalli per ogni batteria, Piero, con un paio di stranieri, che ne pensi di questo Palio? Pascialeste, diciamo che è la star. Il nome che salta all'occhio è quello di Pascialeste. Poi dopo ho visto una prestazione sul giornale dell'altro giorno interessante di questo Increased Workload, che è già stato, era già venuto il cavallo svedese, sì, forse a fare Cesena, esatto, sbagliò. Era favorito, lo guidava Cubellini, sì. L'altro giorno ho visto che è arrivato secondo vicino a un gran cavallo svedese, questo potrebbe essere un cavallo, non leggo più niente qui, devi toccare il mouse, basta che tocchi il mouse, vedi quello lì. Perfetto. Davanti, e rileggi tutto. Vai, la tecnologia. Questo è un cavallo molto interessante. Per il resto mi sembra che sia difficile battere Pascialeste. Glauco è capitato proprio nella batteria con il suo cavallo di Pascialeste, Rubensen, è il numero 6. L'hai vista già, no, Glauco? Beh, ma per Rubensen non è un male, forse è un bene, perché Rubensen è un cavallo che corre di rimessa. Quindi con un cavallo in batteria come Pascialeste, diciamo, ha già corso sulla racchetta di Montegiorgio? No, non c'è mai andato. Prima volta, perché anche lì bisogna dirlo, è una pista particolare, no, Glauco, quella racchetta, però lui è un cavallo facile, duttile. Rubens è un cavallo facilissimo, parte fortissimo. Lo affidi a Francesco Pettinari? Ma l'ha sempre guidato Francesco Pettinari, è giusto che lo guidi anche in questa occasione, che così, insomma, prima volta in un gruppo 1 per Francesco, prima volta per Rubensen. L'aspetto tecnico, che ne pensa Zaccheo? Zac. Beh, è una corsa con un pronostico sicuramente schiacciato, perché vedendo le prestazioni, la carriera del cavallo, Pascialeste sicuramente è il nome che salta agli occhi sopra tutti gli altri. Poi non so, credo che anche Pascialeste sia debuttante su questa pista, o mi sbaglio? Credo di sì. La unica mezza sorpresa potrebbe uscire dalla pista, ma insomma mi sembra che lui abbia una qualità diversa da questi. Per il Gran Premio San Paolo invece, Piero, sarà molto diverso, una corsa apertissima, questa dei 4 anni,
e con tanti cavalli che possono aspirare alla vittoria. Sì, però io ho una preferenza, un cavallo che è la prima volta che incontro questi cavalli, però è un cavallo che va fortissimo, un cavallo di Goccia d'Oro, che mi sembra mi chiami Trinity Lux. Esatto, esatto, quindi il tuo consiglio è Trinity Lux per il premio San Paolo. Ricordiamo anche che ci sarà la prima B di preparazione al Prix d'Amérique, ci sarà l'ultima settimana di gennaio, l'ultima domenica, ed è il Bretagne domenica. Ci saranno tre cavalli italiani al via, Tony Joe o il Bamba Neffe, ma più che altro la campionessa Princess Griff, che ha vinto proprio due settimane fa il Nazioni all'Ippodromo della Maura, quindi viene ripresentata da Fabrizio Lua e attenzione, sicuramente potrà dire la sua. Sono corse di preparazione perché in Francia, no Glauco, tu ci hai corso, hai portato i tuoi cavalli, in Francia si preparano queste corse per arrivare poi all'America. Si usano queste corse per arrivare poi all'America al massimo della condizione, quindi non tutti i cavalli vanno diciamo a tutto gas, c'è chi si accontenta di fare delle corse di rodaggio per poi portarli al top della condizione per l'America. Bene Glauco, si è addormentato Radek mentre parlavi, inquadrava me, l'ho sbagliato io, grazie Radek. Eccolo qua Glauco che ha finito la sua... Stesso. Il bello della diretta, possiamo dire, il bello della diretta. Ricordiamo tutto quanto in HD domenica, ma domenica adesso c'è il cavallo di Fabio Boccardelli. Inizio con lui chiedendogli il cavallo nel premio Capannelle. Chi presenti? Devo ancora decidere in base al tempo e al terreno. Tempo te lo dico io chi presenta. Vai. Axaren. No, non corre, no, perché non fa il pesante, no, l'ho fermato. E allora? Dovrebbe correre o Pivo d'Arrio o un pesetto Gavid, che fa bene il pesante. Allora, Pivo d'Arrio, altro nome? O Gavid. Gavid. Però allora, è difficile la corsa apertissima, so già che saranno minimo 18 partenti. Ah, e sicuramente sarà una tris. Sarà una tris, ci saranno tutti i reduci dell'Umbria, della Luisi, e cavalli magari che sono un po' stanchi dopo tutta la stagione dei premi buoni, però il terreno conterà tanto, lo steccato, 18 partenti. Quindi attenzione, cari amici, no problem ippica, controllate chi dà partente Boccardelli nel Capannelle e poi dopo chiedete rimborso. Inizio con te, con i saluti Fabio, un messaggio che vuoi mandare ai nostri amici dell'ippica, la nostra trasmissione che seguono in tanti. No, di seguire sempre la tua trasmissione, sto qui. No. E poi crederci ancora, diciamo, perché ho visto parecchie persone che stanno un po' cedendo a livello di passione, di interesse, sono piuttosto scoraggiati. Quindi credo che debbano crederci ancora. Grazie, sperando poi di qualche risultato. Grazie Fabio, un grosso in bocca al lupo per il proseguo della tua carriera. Un saluto a Gianni Boffi, soprannominato Zaccheo. E Zac, come sempre anche a te chiedo un saluto ai nostri amici dell'Ippica, perché il tuo è sempre un saluto mirato. Dunque, io stasera non l'ho mai fatto, però voglio sponsorizzare un forum. Vale a dire, sono 5 anni che sono iscritto al forum di Max, di cui è amministratore una persona squisita, Massimiliano Mazzante. Addirittura nel giorno del premio delle femmine al Garigliano viene dedicata una corsa a questo forum. Ne fanno parte, tanto per dire un nome, il presidente dell'ANACT Walter Ferrero, c'è Jacopo Brischetto. È un forum dove si discute a 360 gradi sul mondo trotto e ci si confronta. I toni sono quelli di persone pacati, educate soprattutto, e quindi quelli che vogliono invito a iscriversi al forum o quantomeno a leggere quello che si scrive. Puoi ripetere il nome? Forum di Max. Bene, grazie Zac, ci associamo anche noi, un saluto, perché fa piacere avere questi forum costruttivi di dialogo appunto e confronto fra i vari ippici. Salutiamo anche Glauco Cicognani, l'unico a avere due licenze sia trotto che galoppo. No Glauco, mo adesso ti farò una testa così come quando ti chiamavo Fini, ti ricordo, mo Fini non va più di moda, e allora adesso se devo dire che sei unico perché hai due licenze da professionista. Ma sì, ma unico, vabbè, ma questo conta poco, l'importante è che teniamo tutti duro con l'ippica e cerchiamo di andare avanti, di arrivare fino al 2018 quando ci sarà la privatizzazione, che sicuramente ci tireremo su perché è impossibile fare di peggio di così. Grazie Gluck, e un saluto grazie naturalmente al nostro Piero Dalpane, sempre attento, studioso, preparato.
Piero, seguirai tutto da casa tu, domenica, sabato, i vari eventi? Sicuramente, ricordate, è durissimo andare avanti, però la più bella scommessa del mondo è quella fatta sui cavalli, ricordatevelo. Benissimo, grazie a Piero Dalpano, siamo in chiusura di trasmissione, una trasmissione ricchissima, come sempre vi consiglio di andare a cliccare sul sito di No Problem Ippica, più che altro sito sulla sezione, naturalmente sul sito youtube.com, dove potrete rivedere tutte le nostre trasmissioni. L'appuntamento è per la prossima settimana, non perdetevi il Palio dei Comuni in HD sul canale 220 e con No Problem Ippica. Sei sempre a cavallo, buona serata a tutti, alla prossima. You're not the one for me.